Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Addicted to Games. Io sono Michele e oggi giocherò insieme a voi Deception 4 The Nightmare Princess, un gioco che ho appena visto sul PlayStation Store e del quale non so assolutamente niente. Questa è una demo e le uniche cose che ho scoperto è che si tratta di un gioco giapponese e che sarà rilasciato il prossimo 17 luglio. Quindi iniziamo subito. Play. Nuova storia, il tutorial non possiamo farlo, perfetto. Questa musichetta mi ricorda un po' Final Fantasy. Storia. Iniziamo. Capitolo 1. Se ve lo state chiedendo, questo gioco non è in italiano, nemmeno sottotitolato, e non lo sarà nemmeno la versione definitiva. Altri dialoghi, saltiamo pure questi e andiamo subito al sodo del gameplay. Altri dialoghi. Avanti. Il primo impatto graficamente è un po' triste. Sembra un gioco quasi per PlayStation 2. Guardate questi corrimano. Ma vabbè, è il gameplay quello che conta in un gioco. Ho capito tutto. Perfetto. Ora, che dobbiamo fare? Levetta a sinistra per muoversi, ma va. Levetta a destra per guardarsi intorno. Tenendo premuto L1 miriamo il nemico. Con triangolo facciamo la capriola. Di qua che succede? Nulla. Se mi avvicino mi attacca. Vediamo. Forse devo prendere un'arma da qua. Me la fa prendere. Ah, una porta si è aperta. Ci siamo. Una stanza. Questa è una trappola. Premiamo X per usare. Oddio. Inizio a capire un po' questo gioco. Ecco quello di prima. Abbiamo 5 trappole. Ora mi sa che devo portare il nemico sulla prima trappola. Vediamo. Vieni qua. Vieni, bello, vieni. E ora premiamo X. Oddio. X di nuovo. Oh, quanta violenza. Splatter puro. X. Oddio. Di nuovo X. Poveretto. E per finire X. Ah, non avrà più figli, mi sa. Ma è ancora vivo? Vieni qui. Vieni sulla trappola. Come prima. Ma io mi chiedo cosa ha fatto di male questo... sto tipo. Olivier. Chi te l'ha fatto fare, Oliver? Ah, questo è un arciere. Bene. Questa è la schermata per posizionare le trappole. Figo. E la possiamo mettere proprio sotto? Ah, beh. Queste sono tutte le trappole. Mettiamo questa qui. Ah, mettiamo qui. In questo modo verrà fatta saltare. Proviamo. Oddio. Vieni qua. Vieni, vieni, vieni. E ora X. Oddio. Povera. Quindi il gioco è praticamente questo. È un tower defense un po' particolare, nel quale dovremo posizionare le trappole. Ne abbiamo parecchi tipi. X. Poi, se lo facciamo venire di qui, possiamo usare anche un'altra trappola. È andato. È morto? No, è ancora in vita. Vieni qua. Si è fatto colpire di nuovo. L'intelligenza artificiale magari non è delle migliori. Bene ragazzi, questo era un primo sguardo a Deception 4 The Nightmare Princess. Se avete domande magari chiedete nei commenti. È un gioco che di certo non mi entusiasma in questi primi minuti. È un genere un po' particolare. Voi cosa ne pensate? Lasciatemi un like, un commento e magari condividete il gioco ai vostri amici.
Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!